Benvenuti a una nuova puntata di Radio Design. Io mi ero un po' addormentata, Nicola, scusa, perché sapete, dopo la pausa pranzo mi cala un po' il sonno. Allora, eccoci qui appunto con una nuova ospite. Oggi abbiamo con noi Ivana Riggi. Ciao Ivana. Ciao Maria. Buonasera ragazzi, grazie per questo invito. Grazie a te per essere con noi. Allora, dovete sapere che Ivana è davvero un'artista poliedrica, fa di tutto, dalla scrittura e da orafa al design, Tutto fashion fare, design, tutto tutto fa. fare, davvero una tuttofare. Ecco, e appunto noi volevamo chiederti per cominciare questa intervista, Ivana, allora, noi abbiamo visto appunto che spulciando sul tuo sito ci sei sembrata una persona che si dà molto molto da fare, quindi designer, scrittore, attrice, stilista, ma chi è davvero Ivana Riggi? È una bella domanda, una domanda complessa. Io solitamente scherzando con qualche amico che a volte mi fa la vostra stessa domanda, dico non definirmi fumami. Questo per indicare che in realtà sono un po' come tutti noi, del resto un microcosmo complesso che è composto da diverse esperienze, informazioni, formazioni, modi di immaginare tutto ciò che ci circonda. Quindi per risponderti sono un po' tutto ciò che ho fatto fino ad ora. Negli ultimi anni però ho focalizzato più la mia attenzione sul design del gioiello, sia per passione ma anche per lavoro. Quindi forse ultimamente sono un po' più una designer. Ecco, mi vedo più come designer, però ripeto, tutto è frutto di molteplici esperienze, quindi ecco, sono un po' sfumata. Da dove nasce la tua passione però per l'oreficeria, ti chiediamo? Ecco, qui ecco, è una domanda anche questa molto, molto particolare. Io in realtà nasco come architetto, quindi formandomi alla facoltà di architettura di Palermo. La mia passione riguarda più il mondo del progetto che quello dell'oreficeria in senso stretto. Sarò più chiara, più che altro scendendo diciamo, dalla scala progettuale dell'architettura, quella del gioiello. Diciamo che il mio primo approccio da un punto di vista materico è stato appunto con materiali preziosi, per cui spesso diciamo, si pensa che la mia sia più un lavoro da orafo. In realtà ho spaziato sperimentando con molti materiali come per esempio la carta, il plexiglass, l'acciaio, non so, il cuoio ricostituito, il titanio, per poi magari ritornare a materiali di settore orafo, come potrebbero essere ad esempio le pietre, però sia le lavorazioni che la metodologia che utilizzo sono più vicine diciamo, al mondo del design che quello dell'oreficeria vera e propria, perché quello è più un lavoro diciamo, artigianale con una formazione alle spalle diversa. La mia ecco, è proprio una formazione da designer, per cui è più una passione verso il mondo del progetto che io appunto poi ho riportato in scala nel gioiello che sull'oreficeria vera e propria. E quindi quali sono le tue fonti di ispirazione per le tue collezioni? Ma le fonti di ispirazione, ragazzi, possono essere tante. Può essere un libro, una musica, anche le movenze di un corpo, la gestualità. Ecco, il gioiello è molto legato alla Certo. gestualità, per esempio. Può essere anche un film. Ad esempio, io da piccola guardavo spesso i tempi c'erano le videocassette, perché io sono un po' più grande, quindi si partiva quando ero Ma bambina con anche io. le videocassette. Allora mi sento in compagnia. Ecco, io guardavo spesso, per esempio, i film di Walt Disney. È un film che mi piaceva tantissimo, era Fantasia, che secondo me è proprio un capolavoro dell'animazione. E quando io ho disegnato poi nel 2014 una serie di spill che ho chiamato Metamorfiosa, mi venivano Fighissimo. spesso sì, dei flash di questo film di animazione stupendo. Quindi diciamo che le ispirazioni spesso non è che me le vada proprio a cercare, ma sono loro che mi vengono a trovare ricordando oppure magari osservando, e quindi sono più che altro inaspettate e quindi molteplici, può essere veramente di tutto. Per esempio, ho anche l'ironia può essere una fonte di ispirazione. Io ho un progetto che è una collana, una catena che ho chiamato Scatena Tempo, giocando anche un po' sul nome della catena, ed è una catena che è fatta da orologi in plexiglass che segnano diversi orari.
Quindi è una catena che si scatena facendo un po' impazzire quel tempo di cui spesso magari siamo schiavi più che padroni. E quindi indossare un gelo del genere diventa divertente, provocatorio, ironico. Ecco, anche l'ironia può essere una fonte di ispirazione, una fonte di riflessione. Allora, nel 2010 hai citato la scenografia del film Un uomo nuovo. Com'è stata la tua esperienza nel set da designer? Esatto, ho curato la scenografia. Faccio un attimo un passo indietro, perché questo è un'esperienza, è un film a cui sono particolarmente affezionata, perché questo film in realtà è stato tratto da un romanzo che è stato scritto da mio marito, Adriano Nicosia. Sì, che si intitola Cogli la rosa e evita le spine. Ma questo libro, che è stato pubblicato dalla Ebbia Editrice, è stato dichiarato al valor culturale. E in seguito abbiamo partecipato a un bando e il MIBAC ne ha finanziato il film. Però in realtà questo film era nato dall'idea, come diceva la canzone di Gino Paoli, dall'idea di quattro amici al bar. Perché sì, non ci saremmo mai immaginato che avesse potuto realmente realizzarsi. Quindi quando poi di fatto io ho partecipato al set come scenografa, l'esperienza per me è stata meravigliosa, sia da un punto di vista professionale, perché appunto mi ha arricchito, è stata un'esperienza nuova, ma anche personale ed emotivo, perché ero particolarmente legata a questo progetto, che tra l'altro, diciamo, poi ha avuto una discreta distribuzione, ma che era nato quasi così per gioco, ecco, però poi si è rivelata veramente un'esperienza molto 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 bella e molto anche complessa, perché stare sul set richiede tantissima energia, proprio tantissima, però è stata veramente una bella esperienza, sì. Beh, appunto, come dicevamo, siamo passati dai gioielli al film, adesso arriviamo a un'altra passione di Ivana, a quanto pare, che è la scrittura, perché tu sei anche autrice di un libro di racconti e di uno dedicato al design. Quindi volevamo chiederti proprio da dove nasce questa tua passione per la scrittura. Guarda, anche questo è stata una cosa che è andata un po' per gioco, perché io avevo iniziato partecipando ad alcuni concorsi letterari, anche lì inaspettatamente mi avevano pubblicato su alcune raccolte antologiche qualche racconto e qualche poesia. E quindi cosa è successo? Che poi tu ti incoraggi, cioè, allora queste cose le leggono, le pubblicano, va. Proviamo un po'. Tra l'altro era un periodo veramente anche un po' particolare della mia vita, perché io ho iniziato a scrivere dal 2007. Dal 2007, quindi avevo iniziato con queste poesie, questi raccontini, e poi mi sono messa a scrivere questo primo racconto che sono in realtà dei mini racconti onirici fantasiosi, che è appunto Anni 7 e gli altri. Che è stato edito dalle Bie Editrice. Sono dei racconti quasi legati a delle parti della mia vita, ritornando un po' alla prima domanda che mi avete fatto, chi sei? Sì. ho smorfiato alcune esperienze della mia vita e le ho poi trasferite in questi racconti, proprio un piccolo libro, però ho impiegato 3 anni per scriverlo, dal 2007 al 2010. Poi è successo che contestualmente mi si è presentata pure l'occasione di collaborare con alcune riviste, sia cartacee che online, scrivendo di architettura, design, ed ero riuscita a rintracciare anche figli, nipoti di alcuni grandi maestri del design, che so, Castiglione, o nell'ambito dell'architettura, per esempio Albini, esatto. E quindi poi, raccogliendo queste interviste, era venuta fuori anche il secondo libro, il terzo progetto, che appunto riguardava il mondo dell'architettura e del design, ma non solo, intervistato, diciamo, questi figli o nipoti di grandi maestri, ma anche alcuni giornalisti oppure imprenditori, per cercare di creare proprio un filo conduttore che riguardasse tutto il mondo del progetto in genere. Quindi questa passione è nata all'inizio appunto partecipando a questi concorsi, poi scrivendo per alcune riviste, e quindi poi è venuto fuori il secondo libro, e poi come i grandi amori, tutto è nato nel 2007, dal 2011-2012 è andato scemando, nel senso che non è che abbia smesso di scrivere, però come tutti i grandi amori hanno bisogno di una pausa di riflessione, ora ho iniziato a scrivere un libro, però ci sono al momento dei personaggi che stanno dormendo, per cui prima o poi li rianimerò. Piano piano. Sì, un mio amico editore, Riccardo Duranti, dice sempre che scrivere è uno stato di necessità. Ecco, io penso che sia veramente questo, una passione legata soprattutto a dei momenti particolari della nostra vita, quindi
anche delle pause o dei momenti in cui veramente si ha il galoppo, si scrive, poi magari si spegne e poi si riprende a scrivere. Quindi un amore con alti e bassi, un amore molto contrastato quello con la scrittura, devo dire, però bello. E adesso hai nuovi progetti in cantiere e poi ti voglio chiedere per chiudere dove ti possiamo seguire. Allora ragazzi, io i progetti in cantiere li ho sempre sul settore del gioiello, perché appunto mi sto focalizzando molto in questi ultimi anni sul mondo del gioiello. Saranno dei gioielli creati utilizzando dei materiali che sono usati dai bambini, quindi è una cosa molto particolare e ci sto lavorando. Seguirmi innanzitutto sul mio sito, che è www.itanarigi.com, dove tra l'altro a breve riaprirò il mio e-commerce, che ho momentaneamente chiuso perché è in fase di ristrutturazione. Poi sui social, e poi se qualcuno avesse voglia di vedere alcuni dei miei primi pezzi in oro, ci sono dei pezzi fino al 2020 esposti al Museo del Gioiello di Vicenza, alla Sala Design. Quindi sì, tra l'altro Fremiai è un museo che io invoglio spesso ad andare a visitare, perché veramente è l'unico museo in Italia che veramente ci offre una panoramica sul gioiello variegata e differenziata. Quindi ecco, anche lì ci sono io con 3 miei. Bene, allora è da visitare, ragazzi. Insomma, non possiamo non visitarlo, ecco. Sì, è una cosa molto bella che abbiamo in Italia, quindi io insomma ne parlo sempre, ecco. Va benissimo, Ivana, grazie mille per essere stata con noi, è stato un piacere. Grazie e complimenti per tutto quello che fate, io vi seguo. Grazie mille, noi seguiamo te, mi raccomando, dai alla luce altri bellissimi lavori di oreficeria, di editoria, di tutto. E in bocca al lupo, ciao Ivana. Ciao. Ciao, ciao. Ok, come sempre... E questa era la chiusura. Incredibile quanti siciliani siano designer e creativi. Cioè, la terra di creativi, la Sicilia. È vero. Infatti non... Mi sa che il 30% di chi abbiamo sì. È siciliano. Ok, questo podcast come sempre lo potete trovare in video su Facebook, su YouTube, poi su Spreaker come podcast, come su Spotify, su iTunes e così via. E quindi... vi invitiamo a seguirci e a scoprire un pochino la vita di tutti questi artisti che sono tutti che raccontano cose strane e diverse. Sì, infatti. Davvero, alla scoperta di vita incredibile. Che figata. Trovate anche l'intervista alla qui presente, attenzione, circa un anno fa. È vero, infatti. Vabbè. Andatevela a rivedere. Se volete vedere le mie brutte figure, oltre che alla conduzione, anche da ospite, va bene. Ciao a tutti, ciao Nicola. Ciao.